tutti, direi che cominciamo con puntualità, perché ci sono insomma esigenze poi di viaggio. Valeria alle 11, Valeria Parrella, che è qua alla mia sinistra e che vi presento, deve poi partire alle 11 e quindi insomma dovrà lasciare la sala. Contemporaneamente però Adele Cambria non sta arrivando, evidentemente c'è stato un piccolo contrattempo, ma noi dobbiamo cominciare e quando arriverà insomma l'accoglieremo con un bel saluto. Allora, buongiorno, eccoci qua. Siamo qua per parlare di passaggi d'esistenza, questi passaggi di esistenza che abbiamo un po' pensato insieme come un racconto di fare progetto di sé, proprio perché i passaggi d'esistenza possono essere infiniti. Abbiamo pensato di circoscrivere la possibilità di valutazione di questi passaggi alla narrazione. Allora, io riflettendo alla presentazione e al perimetro mobile provvisorio per oggi, studiato per oggi, per tenere un po' la nostra conversazione, il nostro dialogo, sono andata a rivedere uno scritto di Carolyn Ayburn, che è studiosa nordamericana di biografie, quindi di scrittura del racconto dell'altra e dell'altro, ma anche di scrittura del sé. E Carolyn Ayburn ci dice che non sono le vite a fornire i modelli, ma sono le storie. Allora, ecco, questo mi piace molto, proprio perché il narrare, narrarsi, lasciarsi raccontare, sono pratiche di relazione che noi attiviamo con noi stesse, con noi stessi, con l'altro e con l'altra da noi. La narrazione diventa quindi esito del fare progetto di sé in modo consapevole, in un mettersi in gioco che per me assume fortemente, per me e per noi, credo, possiamo dire, poi insomma direte la vostra, che assume valore civile. Valore civile perché? Perché crea immaginario e attraverso l'immaginario io vado a nominare il mondo, a creare il mondo, crea autorizzazione di dire, di dirsi e di nominare il mondo con le sue parole. Crea genealogie di generi di scrittura, di personaggi, di personagge, di modelli. E allora ecco che l'altro puntello a cui possiamo fare riferimento per questo perimetro mobile è offerto proprio a questo riguardo da Luce Irigaray, che ci ricorda come provvedere alla costruzione e alla invenzione di linguaggio, di immagini, di rappresentazioni e genealogie proprie alle donne sia qualcosa che ci mette appunto in gioco secondo un senso civile dello stare in relazione. E questo lo scrive in un testo del 94, Luce Irigaray è femminista francese, dal titolo La democrazia comincia a due, e questo insomma apre molto il discorso sui temi che ci piacerà andare a considerare. E la studiosa lo fa secondo quella che è stata definita da un certo femminismo bianco europeo, etica della differenza sessuale e quindi dei diritti sessuati. Allora, rispetto a questo, la narrazione può portare con sé, in forme diversissime, di volta in volta, aspetti di progettualità politica, anche in assenza di militanza esplicita. Ecco, questi due termini sono da tenere presente, proprio perché nel racconto che si attua poi la trasmissione di saperi, di prassi che creano e modificano il simbolico oltre all'agire quotidiano. Allora, se possiamo tenere presente il discorso che socialmente noi esistiamo perché qualcuno ci vede, qualcun'altra ci racconta, come ci insegna Hannah Arendt in Vita Attiva, ecco che allora i passaggi d'esistenza diventano imprescindibili dalla relazione affettiva, intellettuale, politica, e la loro rappresentazione può prefigurare degli scenari sociali da abitare. E su questo io darei a te, Valeria, la parola. Ho scelto di non fare una presentazione, come dire, biobibliografica delle nostre ospiti, proprio perché si racconteranno in una narrazione, ecco, attraverso i loro testi. Poi, insomma, conoscete Valeria Parrella, scrittrice di romanzi, racconti e pièce teatrali. Grazie, grazie Cristina e grazie. Grazie alla Biennale Democrazia e grazie a voi che siete qui. Dunque, allora,
una delle ultime cose che ha detto Cristina era, diciamo, la proposta giusta, l'affermazione giustissima del fatto che quando ci fermiamo un attimo perché... Sì, scusate, è arrivata Adele Cambria, buongiorno Adele. Sì, prego, qua aspetta, Adele, su questa sedia, non su questa, qua ci sono due. Ah, demela già? Sì, grazie. Ci sistemiamo. Buongiorno. Prego. Allora, un microfono per Adele Cambria che ci ha raggiunto e noi abbiamo dovuto cominciare il discorso perché tu sai Valeria deve prendere un aereo alle 11 e dunque insomma ci dovrà lasciare. Poi eventualmente studenti e pubblico presente farà poi successivamente a te le domande quando Valeria sarà partita. Le lascio partita. Tutte le domande, diciamo così. Bene, questo te lo do e lo mettiamo qua. E quindi dicevamo, quando la Cristina Bracchi mi ha proposto il discorso sul che quando si scrive non c'è una militanza diretta, esplicita, lei ha molto ragione, è così, nel senso che c'è una progettualità e quella progettualità è già una militanza, cioè decidiamo di esserci, non solamente di starci, e lei intendeva questo, però io lì mi sono anche un po' inalberata, no, le ho detto no, ma come, io ho scritto un'Antigone e non possiamo non parlare di militanza esplicita. Un'Antigone, perché voi sapete che è il testo più riscritto di tutta la storia, quindi della letteratura, lo dice benissimo Steiner in un libro che si chiama Le Antigone apposta. Antigone è proprio una ragazzina che decide un passaggio d'esistenza, lo marca, decide che può continuare a vivere, che ha senso continuare a vivere, solamente se marca un passaggio d'esistenza, e lo fa in maniera talmente forte che quella di Sofocle diventa prototipica, ma che continua a rappresentare tutte le donne, tutte le persone, ma a me piace ricordare tutte le donne, che decidono che tenersi qualche cosa, che non tenersi qualche cosa per sé diventa un confine, può andare bene o può andare male, dopo non si torna indietro. E uno dei passi che io ho riscritto per un'Antigone insomma contemporanea, no? A me quando mi è stata, questa era una committenza teatrale e ho aderito al farla semplicemente perché nel periodo in cui me lo chiesero e quindi mi chiedevo come tutti gli altri prima di me chi fosse Antigone oggi, ce ne sono tantissime di Antigoni, no? Ultimamente ce n'è stata un'altra, Malala, no? Ha vinto il premio Nobel per la pace, quella è chiaramente un'Antigone proprio in senso classico, no? Una persona che mette a rischio la propria vita per cercare di contrasta il senso della legge comune per cercare di raggiungere un livello superiore di esistenza e offrirlo agli altri. Però io scrissi Antigone all'epoca perché c'era stato un evento di cronaca in Italia che mi sembrava fosse un Antigone. Ricorderete la violenta vicenda di Beppino Englaro che chiese ai medici di sospendere l'accanimento terapeutico su sua figlia Eluana e divise il paese praticamente, ma non solo tra cattolici e laici, laicisti, proprio incise molto sulle coscienze. Non c'era persona che non si chiedesse che cosa avrebbe fatto e da che parte. Ora, al di là della questione politica, cioè al di là della questione legata ai lati del Parlamento, a me sembrò chiaro che Beppino Englaro era un Antigone, era proprio, la storia era proprio la stessa, voleva dare sepoltura al fratello Polinice, alla figlia Eluana, contro il volere del legislatore. Allora per me fu facilissimo tradurre l'Antigone Sofocle, tradurre nel senso anche ampio che si dà la parola traduzione, no? Con tutte le defaillanze, i buchi nei quali chi è in cammino finisce.
tradurla in rispettando proprio episodi estasimi, quindi parti di narrazione particolari, lasciando intatta la struttura sofoclea e semplicemente ogni volta abbinando l'evento di cronaca, l'accadimento di cronaca a quella che era la narrazione. Sui passaggi, però, perché devo essere veloce, perché dopo, secondo le indicazioni perentorie di Cristina Bracchi, vi devo dire anche qualcosa dello spazio bianco. C'è un punto in cui io ho tolto da mezzo Creonte in questa scrittura e ho messo un legislatore, perché lo so che lo spazio tragico è lo spazio tra due figure irriducibili e quindi servirebbe sempre una persona nello spazio tragico ben marcata con un carattere, ma il legislatore è più dei nostri tempi, mi serviva che fosse più vago di così. Il legislatore parla con Antigone e le chiede, dice: ok, tu hai staccato le macchine da tuo fratello Polinice che stava lì, e dice: ma perché tu ti sei arrogata questo diritto, no? E vi leggo, insomma, ci metto 2 minuti, questo passaggio. Il legislatore, allora lei si chiede: Ismene non fa nulla, così come nella storia di Sofocle Ismene non fa nulla. Antigone dice: Ismene non stava lì a chiedersi se quel battito che vedevamo fosse ancora di Polinice o sostituito dalle macchine. Io sì. Legislatore: hai la risposta a questo? Più e prima e meglio dei medici, tu sai se quel battito accompagnava oppure dominava il cuore di Polinice? A chi appartenesse ora, dopo 13 anni? Antigone: sì, signore mio, io lo so. Perché eravamo piccoli, io una bimbetta e lui un giovane bello, e abbronzati scendevamo la terra a valle della città di Corsa. E la Corsa finiva lì, nella radura di lecci che ancora oggi puoi scorgere dalla rocca. E quando io arrivavo, ultima dopo i maschi ma prima di Ismene, mi rotolavo sul fogliame morbido e poggiavo la mia testa sul petto di Polinice che già riposava al fresco. Allora, signore, io sentivo il suo cuore battere. Ed erano zoccoli di cavallo lanciati al galoppo, frustare di remi sulla superficie del mare. Il suo affanno che si placava lento all'ombra della radura era eolo gentile nei giorni di primavera. Perfino la tempia gli batteva lì, alla radice dei capelli neri. Ogni pomeriggio per 13 anni sono tornata presso il suo corpo e ho poggiato l'orecchio al petto suo fratello, petto del mio petto, unico mio legame sulla terra dopo che gli sventurati genitori si erano calati in Ade. Ismene lo puliva, gli portava fiori come belletto per la sua stanza e recitava le sue preghiere al capezzale. «Vegli un morto così», le dicevo, «e ai morti si dà sepoltura». Invece io premevo forte il mio orecchio all'amato petto e dentro sentivo il tempo immobile e preciso scandire i suoi rintocchi di carne. La tempia non batteva più sul viso asciugato dalla inconsistenza del suo essere. E quel fiato che mi aveva chiamato 1000 volte dagli angoli della casa, quella voce che diceva «Antigone!» per tirarmi una trappola o riportarmi a casa, signore, era un ronzio sordo e cadenzato, sempre uguale, pompato in un tubo. La vita è un soffio che esce, signore, non uno che entra. Io questo so e non mi pento di quello che ho fatto. Quindi qui Antigone segna una cesura tra due possibilità di esistenza, quindi una vita non vita, una vita sospesa, e apre tutto un discorso bioetico ovviamente molto ampio che ci aiuta a traghettarci, così come da scaletta, verso lo spazio bianco, di cui non leggerò assolutamente nulla perché non abbiamo tempo, ma che è una storia incentrata su un parto prematuro. Una bambina, Irene, nasce, la madre la veglia dall'incubatrice, e quindi lo spazio bianco è uno spazio di attesa, ovviamente lo spazio di attesa dilatato, oltre il quale nulla potrà essere più come prima, quindi un fortissimo passaggio di esistenza, se non vogliamo dire che una maternità è già sempre un passaggio di esistenza per il nascituro, per la donna e per tutta la società in assoluto, no? E qui in più c'è un passaggio di esistenza forte, marcato dall'inizio, dall'epigrafe, che è che è tratta dalla Genesi, perché c'è un io insisto molto sulla parola golem, che è il golem che conoscete, quello dell'esperienza della tradizione gotico ebraica del fantoccio ponendo il cartiglio
Dio, del nome Dio sotto la lingua al quale si può dargli vita o morte, quindi un essere passibile di nascere o di morire, e che è una parola che si trova appunto in Genesi e che vuol dire informe. La bambina Irene che sta in questa incubatrice può nascere o morire, che è una cosa un po' un punto diverso rispetto al fatto di vivere e morire, no? Nascere e morire è ancora più azzardato come passaggio di esistenza. Ma il passaggio grosso in realtà lo fa la madre, che è la protagonista. La bambina si vede traslucida dietro l'incubatrice, non se ne dice quasi mai nulla. È tutto, e devo concludere con questo, raccontandovi l'episodio che è all'origine del titolo, lo spazio bianco. Dicevo a Cristina quando glielo raccontavo, in realtà mi è servito, è funzionale all'idea di una grande incubatrice, di un grande ospedale, di un grande momento, ma in realtà io l'ho tratto dall'educazione sentimentale di Flaubert. Perché nell'edizione che avevo io c'era una prefazione di Proust, e Proust lo trattava un po' grossolanamente Flaubert, no? Diceva sì, questo ragazzo in gamba farà strada, però per ora si deve fare ancora le ossa, no? Proust era già Proust, e però insomma gli concede una prefazione e dice: la cosa più bella dell'educazione sentimentale non è un rigo, ma è uno spazio bianco. Perché come è fatto il romanzo? È fatto che per 200 pagine Flaubert parla pedissequamente di tutto quello che avviene nell'educazione sentimentale del protagonista: va con le prostitute, si innamora, viene messa all'asta il letto sul quale aveva fatto l'amore la prima volta, bla bla bla. Poi a un certo punto ci sono tre righi bianchi, dopo i quali in 20 pagine conclude il romanzo. Probabilmente il fatto che Proust lo noti significa che prima non v'era mai stato questo uso grafico per dividere un testo, cosa a cui noi invece siamo abituatissimi. Anche in racconti molto brevi a volte si lascia un rigo bianco, per cui Proust ha fondato Flaubert, e Proust l'ha notato, ha fondato lo spazio bianco come segno grafico e quindi anche evidente, plastico, oltre il quale un'esistenza può continuare in modo diverso da quello che era prima. E in questo modo, con lo spazio bianco e questo racconto di spazio bianco, ci hai già un po' risposto alla questione che ponevo, appunto, ma che genere di passaggio è lo spazio bianco? Questo vederlo graficamente meglio di altre figurazioni, secondo me, per questo incontro, per questo nostro dialogo, è un aspetto di quel passaggio straordinario tra rappresentazione e realtà in cui ci possiamo fermare, e che solo i fatti letterari e la letteratura riescono a offrirci e a darci. Poi c'è una parte finale in questo romanzo dello spazio bianco in cui la protagonista, che è un'insegnante, e questo mi coinvolge direttamente proprio per il mestiere che faccio, a un certo punto un po' spazientita verso un esaminando adulto che deve prendere la licenza media, esasperata insomma dalle sue richieste, non sa più andare avanti, deve fare il tema e continua a disturbare. Parla, professore, perché poi insomma è una situazione, come dire, campana, quindi l'accento lo farebbe meglio Valeria di me naturalmente, esasperata gli dice: sì, senti, fai una cosa, lascia un rigo bianco e ricomincia sotto. Allora questo epilogo, che in realtà apre nuovamente, perché arriviamo al termine del romanzo, ma ci sono stati dei passaggi fondamentali. C'è stato questo passaggio dalla non vita, non morte, ad un aspetto di supposta normalità, che è quella del respiro, ecco, con cui noi in automatico conduciamo la nostra esistenza. E poi però su questo, sul discorso della normalità, torneremo dopo. In questo epilogo in realtà c'è un'apertura, e Valeria Parella ha messo proprio in parole questa figurazione straordinaria che è cambiamento, divenire, evento, cesura, nuova possibilità, in una scrittura che si fa militante in modo consapevole, in modo esplicito e in modo meno esplicito. Allora Adele Cambria, che ci hai raggiunte, ha avuto un'esperienza biografica di militanza esplicita, come professionista del giornalismo.
giornalismo e come scrittrice nella dimensione pubblica dell'Italia anni 50 e 60, in cui non era così ovvio essere giornalista. Allora, in quanto donna, in quanto femminista, tra Roma e Milano e poi di nuovo a Roma, Adele, vuoi raccontarci un po' quali sono stati i momenti, le fasi importanti di questo accesso al giornalismo e come sei passata? Come mi sono precipitata, vuol dire. Può darsi, ecco, questo potrebbe essere un passaggio, una figurazione di passaggio. Come ti sei mossa proprio tra la prima formazione, che ha già un che di militante nella volontà, e poi negli esiti? Come sei passata attraverso gli articoli di costume, che sono stati quelli che la società di allora ti ha consentito e ha gradito, e poi la politica? Sulla prima pagina del Giorno, che recitava così: confino rosa, cioè gossip dei più svenevoli, e poi, siccome all'epoca c'erano i piombi in tipografia, tutta la tipografia l'aveva ribattezzato culino rosa. Ecco, questo è stato il mio inizio. Con poca raffinatezza. Ecco, tu mi raccontavi che da Reggio Calabria, insomma, hai voluto fortemente raggiungere Roma per formarti come scrittrice. Vuoi raccontare a questi giovani studenti anche che sono qui? Mia madre rimase un anno intero con le persiane accostate, senza uscire, andando soltanto alla prima messa del Duomo, perché abitavamo là, perché non voleva che amici e parenti la inquisissero dicendo: ma che fine ha fatto Adele? Senti, e a Roma poi? Con la Prodeo? Ecco, io sono potuta andare a Roma perché ho scoperto questa università cattolica, chiamiamola così, di un domenicano, padre Morlion, che soltanto qualche anno fa ho scoperto che era uno della CIA. Comunque i miei si acquietarono, dice: sai, un domenicano, io vado. E vedo questo domenicano che bestemmia in lungo e in largo. A casa mia non si bestemmiava, e quindi sono rimasta lì, ma per breve tempo, perché poi ho scoperto che c'era un quotidiano che stava per uscire ed era il Giorno, e quindi sono andata nella redazione, che era informazione, in via della Mercede. Via della Mercede all'epoca era un po' la Fleet Street di Roma. Ti sentono. Ecco. E quindi andai e feci le mie prime prove con il Giorno, diretto da Gaetano Baldacci, che era metà bolognese, metà messinese. E quando io scrivevo i pezzi, lui chiedeva: ma chi è questa signorina? E alla fine mi ha portato a Milano e ha dato il primo slancio. Ecco, e che tipo di articoli scrivevi per il Giorno in questa fase fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60? Ma non sono tanto in contatto con i giovani. Non sono tanto in contatto con i giovani, perché io ho solo i nipoti giovani. No, ti chiedevo, Adele, che tipo di articoli ti facevano scrivere sul Giorno in quegli anni? Beh, il gossip era apprezzato, cioè i pettegolezzi. E hai un episodio in particolare da raccontarci? Tanti episodi. Il matrimonio della figlia di Bicchi, la famosa sarta milanese, e la figlia era tutta addobbata di mughetti ed era seguita da quattro cagnolini con collanine di mughetti. Questo era una cosa favolosa. E Monte Carlo, l'esperienza di Monte Carlo, poi passiamo agli articoli di politica, ma giusto per far capire come hai esordito in quegli anni. Monte Carlo fu il mio primo passaporto, non avevo passaporto. Mi diedero il passaporto
nell'attesa dell'erede del principe Ranieri, perché il principe Ranieri di Monaco aveva sposato la meravigliosa Greschelli, ricca americana, e lei era subito, si era messa all'opera, era incinta, e nacque una bambina femmina. Per quello che mi riguarda, alle 18 di un pomeriggio, erano 20 giorni che stavamo tutti con gli occhi spennati per vedere se nasce o non nasce, chi nasce, e allora sento Monsieur Courbet, che era un vincitore del rally di Monte Carlo, passato all'ufficio stampa, che mi dice: signora Cambria, le passo la nostra addetta stampa che ha qualcosa di importante da comunicarle. E l'addetta stampa era Oriana Fallaci, che voleva semplicemente liquidarmi al mio primo passo fuori di casa, e quindi mi annunciava che era nato un maschio. Non era vero. Insomma, ha tentato di depistare un po', di depistarti, ecco. Sì. Per fortuna il redattore capo Rozzoni mi voleva molto bene, io l'ho chiamato subito e gli ho detto: guarda, lascia perdere, non è nato nessun maschio ma una femmina. Così il giornale fu salvo, uscì con quattro pagine di rotocalco in cui il titolo diceva: la roulette gira sulla culla di Carolina. Ecco, quindi questo ci dà l'idea del tipo di giornalismo con cui hai esordito, che però poi ti ha dato anche accesso, insomma, al bel mondo di Roma, chiamiamolo così, a quello dell'intelligenza romana italiana, insomma dell'intellettualità italiana di quegli anni. Quindi tu sei stata nel Salotto Moravia, hai conosciuto Pierpaolo Pasolini, Adele Cambria. È stato molto bello. Dacia telefonò, mi telefonò e mi disse... Il microfono, Adele, perché sennò non ti sento. E mi disse: senti Adele, abbiamo pensato di fare un collettivo di casalinghe. Io mi sono indignata. Come di casalinghe? Tu sei una casalinga, Dacia. È vero che Dacia cucina molto bene, io non cucino neanche un uovo. E quindi dico: ma che facciamo? Il concerto delle casalinghe? Però questa cosa passò, il Partito Comunista ci diede il lunedì sera in Via del Corso per parlare di femmine e tra femmine. E poi gli anni del passaggio agli articoli di politica e di politica delle donne. Allora, rispetto a questo, quindi passiamo dal giorno di Baldacci, il gossip, l'evento di Monte Carlo, passiamo però a Lotta Continua nel 72 e a F sempre in quegli anni. Allora, tu hai scritto un testo che si intitola 9 dimissioni e mezzo, e in questo testo ci insegni un po' a leggere le possibilità di coerenza con noi stesse, con noi stessi, rispetto a quello che è il desiderio di essere chi siamo nel mondo e la necessità di essere come la società ci richiede, spesso anche proprio con costrizioni di genere, proprio per via della costruzione sociale del genere. E ci hai insegnato, comunque hai raccontato, che tu hai trovato la tua dimensione nelle dimissioni, per l'appunto. Allora, dimissioni come passaggio etico e politico. Rispetto a questo, hai voglia di raccontare come avvenne il tuo avvicinamento a Lotta Continua e poi il tuo allontanamento, che appunto non si tratta propriamente di dimissioni, ma si tratta comunque di una ricerca di coerenza con la professione e contemporaneamente, ma poi mi viene da dire, di coerenza con le tue proprie idee. Era contemporanea sia Lotta Continua, io avevo conosciuto Sofri
A Torino, quando faceva la posta alla Fiat, cercava di tirare quanti più operai ci fossero a questa novità. E poi venne fuori l'estate del 70 a Reggio Calabria con la rivolta di Reggio contro, contro le decisioni politiche che si spartivano tra Giacomo Mancini, socialista, il PC che stava zitto e le donne che non c'entravano per nulla. Sì, solo una piccola spiegazione per gli studenti in sala, ovviamente. I moti di Reggio Emilia dal luglio del 70 al febbraio del 71 sono stati una protesta popolare trasversale alle classi sociali, diciamo così, e ai partiti politici, anche se poi c'è stata una prevalenza e una presenza importante dell'allora Movimento Sociale Italiano con alcuni sindacalisti, fra cui figura di punta fu allora Ciccio Franco. Insomma, in quell'occasione voi vi incontraste, e dunque poi come accadde che tu ti legasti a Lotta Continua? Perché? Come accadde che tutti i ragazzi presero la testata di Lotta Continua e facevano lettere d'amore? Era veramente una cosa sensazionale, cioè si scrivevano tra di loro. E mi ricordo che la Franca Fossati, che era molto seria, era anche molto atterrita da quest'idea di usare uno strumento politico per l'amore. Sì, questo lo dicevi, ma è fondamentale il tuo metterti in gioco a difesa dell'articolo 21 della Costituzione, perché questo cosa, cosa richiedeva poter pubblicare un foglio un foglio con contenuti politici? Richiedeva la presenza di una giornalista professionista. Sì, altrimenti non sarebbe uscito. Ecco, che né allora Adriano Sofri e gli altri che facevano parte, insomma, di questa di questo che è stato uno dei protagonisti della carta stampata degli anni 70 relativamente alle questioni politiche e alla lettura politica di sinistra della vita di allora. E con Compagna e con F? F direi che andò bene, certo non guadagnavamo una lira e avevamo un luogo vicino al teatro che era di fronte a Montecitorio. In pratica avevamo fatto era andata via una tipografia, io me ne ero accorta perché abito in centro da allora, e allora ero andata a vedere di chi era quello spazio e ho chiamato Dacia, ci siamo vestite da vere signore e siamo andate dal proprietario della palazzina Liberty dicendo che siamo delle insegnanti e che volevamo allargare il nostro lavoro soprattutto di fronte alle ragazze che andavano a scuola. E quindi lì avete dato vita, dopo il tuo allontanamento da Lotta Continua, proprio perché tu insomma non eri marxista, hai subito un processo per direttissima, sì, per i fatti. Per l'assassinio dei calabresi. Ecco, per cui a quel punto hai preso le distanze, ma lo stesso Adriano Sofri scrisse delle parole molto accorate nei tuoi confronti, ringraziandoti insomma della tua presenza, per aver consentito l'esistenza. Adele non è una marxista, ma è una donna intera. Esatto, questo dice Adriano Sofri. E qualcuno durante il processo per direttissima che hai subito, dove poi fosti prosciolta perché il fatto non sussisteva, qualcuno ti ha appellata come no, la
La donna con paillette? Ah sì, era Beppe Menegatti, il fidanzato di Carla Fracci. E venne al processo perché Vittorio Borresio, che era un giornalista anziano, liberale, aprì la lista proposte per Adele Cambria per sottrarla al processo. E questo andò avanti e fu una cosa abbastanza divertente, e Beppe Menegatti coniò questa icona, Stella, che mi combini Stella Rossa di paillette. E quindi diciamo che hai assunto vesti diverse, hai fatto passaggi molto diversi, anche un po' eccentrici direi, rispetto appunto a un movimento delle donne comunque che stava nascendo in quegli anni, di cui sei stata anche protagonista. Fra l'altro ho omesso di dire che nella inaugurazione di Effe come rivista, e poi il Teatro della Maddalena associato e la Libreria delle Donne che nacque allora, insomma voi aveste Jane Fonda, che allora era un attivista, proprio presente alla vostra inaugurazione. L'8 marzo di con Jane Fonda a Piazza Campo dei Fiori. Eravamo forse 50 donne, alcune delle quali madri che avevano portato le bambine, non i maschietti. E quindi eravamo poche. C'era Alma Sabatini, che fu la prima che scrisse un libro, un vero testo, per dire che la lingua delle donne va formata da capo, bisogna cominciare da zero, ricominciare da zero. E questo è stato molto importante, e quindi ci fu questa a Campo dei Fiori la cortea, perché poi cercavamo di mettere al femminile tutto, adesso facciamo come la le personaggi cortea. La cortea. Certo. Però le personaggi è più facile, la cortea è più difficile. Sì, bisogna fare uno sforzo di interpretazione in certi momenti, ma come è giusto, proprio perché siamo partite, tu dovevi ancora arrivare, ma siamo partite nel discorso dicendo che proponiamo una prospettiva di etica della differenza sessuale, quindi di diritti sessuati e quindi anche di linguaggio sessuato, che Alma Sabatini è stata proprio la prima a insegnarci, sì, ad usare in modo accurato, consapevole, proprio perché non è indifferente la scelta linguistica che facciamo e come decidiamo di nominarci e di nominare le altre persone. Si prese una bella botta in testa. Erano momenti comunque anche di concitazione fisica, certamente. Allora, Il nudo di donna con rovine, che è uno dei tuoi romanzi, perché Adele Cambria appunto è stata giornalista, attrice nel cinema di Pasolini ed è tuttora scrittrice, c'è un passaggio che mi consente poi di ritornare a Valeria con gli altri temi che andremo a trattare. C'è un passaggio nel quale tu affermi che c'è un prima e un dopo, o meglio affermi, fai raccontare all'io narrante che c'è un prima e un dopo rispetto agli anni 70, che lapsus, nelle relazioni fra donne, proprio per l'esperienza del femminismo. Allora, proprio brevemente, giusto per dare voce alla tua scrittura, io vado a leggervi. Sono due donne che sono in una domenica tranquillamente su un prato a trascorrere il tempo con i loro figlioli e le loro figliole, e tu scrivi, o meglio l'io narrante dichiara: era prima del femminismo, era prima, sì, le sembrava anche dell'approvazione della legge sul divorzio, insomma era prima. E dopo aveva incrinato la loro amicizia, penetrandola di malessere, la scoperta che la solidarietà fra donne è un fatto politico. Loro due l'avevano vissuta spontaneamente in quegli anni sul terreno comune, forse nemmeno identificato, certo mai allora verbalizzato, di una maternità meridionale di ventre, di radici e liane intrecciate e resistenti, al fondo di una emancipazione, questa sì, eguale e diversa nell'una e nell'altra. Allora, questo racconto di passaggio. Con figli. Sì. La mia amica Agnese De Donato aveva una specie di
pulmino e ci caricava tutti, io non avevo la patente, e andavamo dopo Roma in posti molto belli. E questo breve passo ci introduce proprio alla questione di rimanere fedeli a sé, ecco, no? Questo discorso del passaggio di emancipazione, del capire che fino a quel momento spontaneamente si è vissuto qualcosa, ma che forse un'ulteriore consapevolezza va a darci un di più di significato in come siamo, in come riusciamo a metterci in relazione. Allora io vorrei chiedere a Valeria come rimangono fedeli, se e come rimangono fedeli le personagge. Io non amo questa parola al femminile. E io cito, solo dico brevemente, cito insomma un titolo che la Società Italiana delle Letterate, di cui faccio parte e di cui saluto anche la Presidente Giuliana Misserville che è qua in sala, aveva pensato per un incontro di convegno, ecco perché lo adopero. Magari ma con Valeria ci siamo intese. Lo rifacciamo, questo incontro qua, lo chiamiamo le personaggi. No, queste personaggi qui invece, io quando, questo è un altro punto in cui ci siamo interrogate, io, Cristina, perché lei diceva come si fa a restare fedeli a se stesse, cioè come le personaggi, i personaggi restano fedeli, e io le ho detto vabbè, ma mica è necessario restare fedeli, tenendo sempre presente che il nucleo tematico è il passaggio, posso portare degli esempi nel modo in cui ho scritto, ho immaginato l'evolversi delle mie personaggi. Allora devo fare una premessa generale, io purtroppo faccio i libri sempre nello stesso modo, cioè le mie storie non raccontano quasi niente, cioè non ci sono guerre sullo sfondo, non uccido nessuno, e non sono storie in cui ci sono avvenimenti drammatici o epocali, e becco sempre le personaggi in momenti di passaggio d'esistenza, cioè quasi tutto quello che racconto è questo passaggio d'esistenza. Quindi rispetto a questo passaggio io ho notato, nel senso che uno scrive con consapevolezza, poi dopo scopre anche delle cose a posteriori rispetto a quello che scrive, che questo passaggio d'esistenza può essere fatto per fedeltà o per dissenso, cioè in qualche modo il personaggio, per continuare ad essere se stesso, può o tradire completamente se stesso e quindi ritrovarsi in un livello superiore, quindi immaginate una struttura spirale per esempio, no? Cioè se la vita di questa personaggio è un'evoluzione a spirale, ci si ritrova nello stesso punto ma un po' più su, oppure si può rimanere fedeli a se stessi, nel senso che ci si impunta rispetto a un indirizzo di vita che si era ereditati dalla famiglia o che ci si era dati dall'inizio, che può essere un patto, un'alleanza di amicizia, d'amore, così, e si prosegue lungo quella direttrice per ritrovarsi circolarmente, così come nella narrazione più classica, al punto di partenza. No, il nostos classico è chiudere il cerchio, quindi o spirale o cerchio. Allora dicevo, la fedeltà non è un obbligo nel passaggio, oppure lo è, e per esserlo allora deve essere effettuato il passaggio. È un po' diciamo contorto come l'ho detto, ma il senso è questo. E vi faccio un esempio con un personaggio atipico rispetto alle cose che io scrivo. I miei personaggi sono sempre mediamente borghesi, invece questo personaggio è un personaggio del popolo, adesso così come esistono delle cose prima e dopo il femminismo, esistono anche delle cose prima e dopo Gomorra, per cui parlare, certo, di Napoli e del popolo in un libro è sempre molto complicato adesso. Io per fortuna questa lo avevo scritto prima, quindi non posso non pormi questo problema. Stai dicendo del racconto? Sto dicendo di un racconto che si chiama Dritto e dritto negli occhi, in cui c'è una ragazzina, diciamo immaginate un Bellamy femminile, c'è una ragazzina che nasce in un contesto di povertà economica, anche sociale, in un quartiere molto popoloso di Napoli, senza padre, con una madre che si occupa di contrabbando, all'epoca c'era il contrabbando, adesso non esiste più, quindi di sigarette, sì.
E quindi con, insomma, un contesto molto deprivato, ma la ragazzina è molto intelligente e ha un corpo bellissimo e decide di usare entrambe le cose per farsi strada. Quindi è un è proprio una scalata sociale femminile, e quindi un Bellamy femminile, però diciamo trasportato in una realtà campana molto popolata. E sostanzialmente io questi, lei fa tre passaggi d'esistenza. Vi dico, parte dallo stare con un diciamo uno della bassa manovalanza camorristica e finisce con sposarsi con un avvocato che è il delfino di un senatore. Quindi insomma fa proprio anche, è anche interessante il racconto per chi avesse la bontà e il tempo di leggerselo, anche per, proprio per, perché mostra proprio i passaggi classici che sono ancora attualissimi e veri, diciamo, di come si vincono le elezioni in certi contesti. Ma questa ragazza fa tre passaggi sostanzialmente. Io questi tre passaggi li ho segnati con tre uomini, cioè lei va a letto con tre uomini e ogni uomo con cui va a letto le fa fare uno scarto, meglio lei utilizza ciascuno di questi uomini per fare uno scarto, per cui arriva appunto la conclusione, questo diciamo è questa accoglimento nella società borghese napoletana. E però a un certo punto lei sente che l'ultimo passaggio, quindi quello tra il camorrista in carica, quello là serio, quello già anche un po' ripulito, che ne so, che aveva partecipato alla strage del Rapido, no? Le 200 persone, il camorrista buono, quello fatto bene, diciamo, e l'ultimo passaggio, quello elettorale, in quello scarto lì lei sente che deve lavorare su se stessa, quindi il passaggio d'esistenza si fa cogente. E lei, lei parla così, quindi io adesso vi leggo come parla. Con il, questo tipo, il secondo uomo che si fa, si chiama il principe. Qui in questo libro nessuno ha un nome, hanno tutti dei soprannomi. Anche lei cambia, a seconda degli stadi, cambia nome. Cambia nome a seconda di come la chiama il quartiere. Allora, Guappetella è il primo nome, Marella è il secondo, perché lei si apre un franchising di questa marca d'abbigliamento, la chiamano così, le danno la, come dire, l'insegna come nome, e finisce poi per essere la signora che voleva diventare, insomma. Allora, sta con il principe. E dice questo, dice con il lei ha un quartino, nel frattempo lei ha capito che deve mettere a rendita dei soldi, quindi fitta un quartino a delle studentesse, il principe vorrebbe che lo fittasse ai neri perché così lo può tenere in nero. E lei dice no, le studentesse me lo tengono meglio, più sistemato, più pulito, e quindi lei già in questo sente, no, di doversi dissociare da un percorso un po' più, cioè, più consueto, più come uno se lo aspetta. Dice così: con il principe già era tutto un altro livello. I condomini erano molto silenziosi, molto, molto corretti. Alcuni erano come noi e si vedeva da loro, dalle gomme masticate a bocca aperta o a bocca troppo chiusa. Quelli come noi a Posillipo si correggevano troppo. Poi c'erano quelli come il notaio che ci aveva venduto la casa. Erano radiologi, farmacisti, commercialisti, e i loro soldi avevano più valore dei nostri, anche se noi ne avevamo il doppio. Oltre quei sorrisi che ci scambiavamo, c'erano circoli privati che avevano finito le tessere. Una sera guardavamo un film a puntate e io mi accorsi che tutte le donne di quel film erano esattamente le signore che sarei voluta essere. Non so se erano le donne vere a copiare la TV o il contrario, ma le signore del mio palazzo assomigliavano a quei personaggi. Allora lasciai perdere la trama e mi misi a studiare. Ma questa qua che tiene di diverso da me? Tu sei più bella principessa. E Yam, da fuori, che tiene meglio me? Ho telefonina, domani te lo pigli pure a te. Da quel momento vedemmo due film diversi e da allora in poi, finché durò la nostra storia, fu tutto così. La protagonista entrava in una stanza e ci trovava un commercio di coca. Il principe si innervosì. Io a uno con questa faccia non ci desse manco un grammo, con questa faccia lo fermano appena esce. All'improvviso capii. Parlavano italiano. Tutti parlavano per tutto il film solo italiano, senza paroloni, ma così naturalmente, senza sforzo, che io da sempre li capivo senza accorgermene. Se c'era qualche battuta in dialetto, la faceva un cameriere o un meccanico per far ridere i signori.
Il giorno dopo andai dalle studentesse fuori sede. Ero di poco più grande di loro, ma sembravo la loro mamma. Mi rivolsi a quella che stava da più tempo, quella che mi dava ancora 250.000 a posto letto, una specie di equocanone. Ci organizzammo così. Io mi iscrissi a una scuola privata. In 2 anni avrei fatto tutto e mi sarei diplomata. La fuorisede non mi pagava più il fitto e mi dava lezione. 23 anni sono ancora una buona età per aggiustare una lingua. Le ragazze dicevano che dovevo leggere molto. Una matricola mi prestò dei bestseller e il primo fu quello della Tamaro. Mi sembrò un libro impossibile. Se io fossi andata dove mi portava il cuore, sarei rimasta incinta a 13 anni nell'ape di Totò nel Pezzaro. Boh, detto questo, che era una battuta, ma insomma, lei sente che a questo punto deve fare uno scarto, quindi il lei si marca proprio i passaggi di esistenza, e questo è un passaggio di esistenza epocale. Ma tu però volevi sapere una cosa anche su, invece della, sulla, la, il fatto della dimissione. Cioè, un altro, questo era l'esempio, sì, diciamo, di discontinuità, no? Quindi qui non è obbligatorio essere fedeli, anzi, sì, si realizza. Ci può essere un'incoerenza, esatto, come dicevamo. Si realizza la crescita nell'infedeltà a se stessi. Sì, invece, e a volte è necessaria. In quell'infedeltà c'è una fedeltà, è un gioco che, sì, chiaro, no, di chiaro, senso. Ma invece lettera di dimissioni, qua non leggiamo niente perché non abbiamo tempo, invece qui è proprio il contrario. Cioè, lettera di dimissioni, che è la storia di una ragazza con una lunga tradizione borghese, napoletana, una ragazza che cresce bene, studia tanto, con profitto, va a teatro, bla bla bla, e a un certo punto ha la fortuna di essere brava e la bravura di essere fortunata, e diventa la direttrice di un teatro stabile, che io ho finto essere, non so, un teatro stabile campano che non esiste. E lì lei si trova a dover fare delle scelte diametralmente opposte a quelle per cui è stata educata. Lei dei genitori comunisti, in questo libro c'è una definizione di comunismo che una volta è stata usata da Fabio Fazio in televisione, perché evidentemente è difficile trovarne di attuali. E lei a un certo punto si trova nel momento in cui deve fare la manager di un teatro, perché questo è il termine che usano, e anche qui ero molto attenta, no, a come si dicono le cose, no, i passaggi da USL, unità sanitaria locale, ad ASL, azienda sanitaria locale, e via dicendo, non parliamo di quelli della scuola terribili. Lei si trova, anche per i passaggi linguistici, a dover fare delle scelte drammatiche che sono diametralmente opposte a quelle che hanno fatto i suoi genitori e con quella militanza comunista e nella quale lei è cresciuta. Quindi lei è costretta, lei si dimette, cioè il libro finisce, non svelo niente, il titolo lo dice, si dimette per cercare di essere coerente invece con la parte. Quindi questo è un esempio di narrazione che si richiude a cerchio, non c'è una crescita a spirale, ma c'è una crescita a cerchio. Dico questo e smetto. Era talmente difficile scrivere questa cosa, a un certo punto la protagonista deve licenziare una collega. Io questa collega l'avevo scritta proprio bene per lei, era proprio la sua amica, quella con cui andava a pranzo, però lei è la manager e a un certo punto, per esigenze di budget, la deve licenziare, e lei la licenzia e questa la considera una stronza, in qualche modo glielo dice, e lei la sera, per annegare il dispiacere, questa con grande conflittualità psicologica che le ha creato il dover licenziare una persona a cui vuole anche bene, si fa un Bloody Mary. Io ero talmente esausta nello scrivere questa pagina, perché le avevo fatte talmente amiche che veramente mi dispiaceva, da scrittrice, dover far licenziare alla mia protagonista, cioè farla diventare stronza, mi costava assai, e quindi mi fece un Bloody Mary. E questo. E questo ci dice di possibilità di cambi di prospettiva nel nostro raccontarci, nella creazione delle personaggi, insomma dei cambi di passo. Rispetto a questo, io so che tu guardi l'orologio e anch'io con una certa ansietà, ma abbiamo ancora qualche minuto con te, e anzi a noi piacerebbe che tu proseguissi a raccontare, poi questo aereo è tiranno. Proprio in questi cambi di prospettiva, in questa possibilità di giocare tra la fedeltà a sé, il tradimento di sé, nello stesso tempo ritrovare
trovare un equilibrio, che quel funambolico equilibrio fra necessità e desiderio a cui facevo riferimento prima, c'è comunque la possibilità di espressione di un nucleo di dissenso. Dissenso è qualcosa a cui io sono molto affezionata, proprio perché è nel dissenso che ci poniamo delle domande e possiamo aprire nuovi scenari sociali, come dicevamo prima. Allora, io vorrei ancora chiederti questo, e poi diamo la parola a qualche domanda e poi ritorniamo ad Adele con le domande per Adele. No, tu il treno ce l'hai dopo. Che tipo di dissenso hai pensato di poter far confluire nella tua scrittura come scelta d'autrice, come riferimenti o allontanamento dai riferimenti di una tradizione letteraria del genere a cui tu ti accosti, che è quello del romanzo, che è quello del teatro e quello della novella a cui facevamo riferimento? E esperiscono dissenso le tue personaggi e i tuoi personaggi? No, diciamo, io credo che ci siano due cose che io faccio sempre rispetto al dissenso. Una è linguistico, cioè io non mi arrendo al fatto che un sintagma nominale debba essere così. Se mi viene una frase tipo spessi occhiali da presbite, capisco immediatamente che non la posso usare, perché vuol dire che già l'ho sentita qualche altra volta. O una tazza di tè fumante, non lo uso, perché quindi io cerco di forzare la lingua. Poi alla fine credo che uno scrittore sia uno scrittore perché trova una lingua per raccontare le cose, non perché abbia una storia da raccontare. Se funzionano tutte e due le cose, se si costruisce il sino all'aristotelico, benissimo, ma la cosa importante è la lingua. Allora, cercare di forzare una lingua, tirarsi un verbo alla fine, provare a ripetere più volte, diciamo, se siete sulla buona strada, se il correttore automatico di Word vi segna tutto in rosso e in verde, lì tu stai facendo un'operazione di dissenso, e lo fai con lo strumento che hai, cioè la lingua. Vedere come faccio a far assomigliare il più possibile al ricevente, alla persona che legge, assomigliare il più possibile a me che parto, all'emittente, diciamo, al mio pensiero, quello che scriverò lo posso fare. La persona che non mi conosce deve avere abbastanza, diciamo, in mente la stessa cosa che io da un'altra parte, in un'altra epoca, avevo in mente mentre scrivevo. Questo non si può fare con la lingua classica, cioè non si può fare senza chiedersi in che modo io posso esercitare una violenza sulla lingua, perché siamo troppo diversi l'uno dall'altro perché io mi possa accontentare di usare una lingua molto usata. Questo è. Poi c'è un modo anche, secondo me, esplicito che io faccio. Ad esempio il tempo di imparare. Ad esempio Massimo Recalcati, sono diventato un caso clinico per Massimo Recalcati, allora mi ha messo mi cita ogni tanto nelle note dei suoi romanzi, e in uno, nell'ora di lezione, ha citato questo, che è un esempio di tentativo di sovvertimento della norma. Ve lo leggo e me ne scappo, possiamo fare così, perché ho l'aereo, per questo. No, voi non mi giudicherete male per questo, ne sono sicura. Ma una domanda rapida, loro te la fanno. Sì. Dai, ce la facciamo. Allora, i medici che ti avevano accolto e poi lasciato andare via tra le mie braccia avevano solo punti interrogativi dappertutto. Che la tua vita sarebbe potuta essere definita in un quadro di disabilità era una delle variabili. Ma a me i quadri sono sempre piaciuti, e anche tu hai sempre avuto una certa pazienza ad accompagnarmi alle mostre. Abbiamo inventato un'occasione per ogni visita difficile che dovevamo fare. Magritte al Palazzo Reale di Milano se si andava al Niguarda a controllare gli occhi, così da capire come è fatto il cielo che la città non voleva ammettere. Caravaggio alle scuderie del Quirinale perché Roma non fosse solo il Bambin Gesù. Per ogni viaggio in metro alla zona ospedaliera, una tappa alla quadreria di Capodimonte e tentare di spiegarti Ribera senza che tutto quel buio facesse paura. I santi come piccoli oggetti per la tua enciclopedia di bambino con disturbi dello sviluppo. Pietro porta le chiavi, Paolo porta la colonna, Lucia porta gli occhi, e poi forse noi due dentro uno specchio con la cornice d'oro, riflessi nei secoli, mutato il marsupio in una donna con bambino. Anche se io ero stanca e non mi sfolgoravano i capelli e tu già dormivi, beato.
Un giorno precipitò su di noi il cenacolo dall'alto e poco importava se qualche chilometro a est esisteva il padiglione Rossini con i suoi lugubri annunci di ambulanza. Ma il più grande contraltare di bellezza al gravare della disabilità sei stato e sei tu stesso. Quale canone dovettero inventarsi gli antichi che stesse lì a fondare il normale, se poi tutto ciò che ha saputo rivelare la normalità è stata la sua assenza? Una Nike senza testa ma con le ali, una Venere senza le braccia, un Mosè sfregiato e il corpo di Frida Kahlo trapunto di ferro come fanno le stelle con il cielo. In questo stesso esatto senso io dico che tu, con il tuo passo incerto, con il tuo occhio sghembo, la parola tua attorcigliata, sei l'essenza del quadro. Ecco, su questo che hai appena letto, cioè il fatto che quale canone dovettero inventarsi gli antichi che stesse lì a fondare il normale, se poi tutto ciò che ha saputo rivelare la normalità è stata la sua assenza, io ti ringrazio moltissimo e mi piacerebbe davvero ci fosse una domanda veloce da parte degli studenti soprattutto, e però vedo già una mano alzata. Si stava stiracchiando, era una domanda. Okay. Sono eccezionali, questo mi fa piacere. Io sono un chomskiano e ho il senso, diciamo così, della sintassi. Una cosa diversa è la semantica. Non mi pare che lei distrugga la semantica, forse rovina un pochino la sintassi. Va bene, poi quella parola lì, starò male per 3 mesi con questo passeggero, come si dice, personaggio, no, per favore. No, non rovini la mia vita. Personaggio lo lascio a voi. Personaggio è intanto una cosa che dico io, non lo dice la scrittrice Valeria Parrella, peraltro. Comunque, se ha una breve domanda, perché davvero la scrittrice deve andare. Posso dire la parola personaggio? Prego. L'ho detto, insomma, lo cambi. D'accordo. Vabbè, prendo il suo suggerimento e prendo buona nota. Per il resto, mi pare che questa elaborazione, che mi pare che questo passaggio vada dalla linea verso il cerchio, è vero? Viene fuori, mi pare, o sbaglio? Il cerchio, ritorno a se stessi. È un cerchio, diciamo così, che ha a che fare con il sacro più che altro, ma non con la trasformazione della realtà, comunque la intendi. Grazie. Grazie. Ecco, unirei magari una breve domanda da parte degli studenti, delle studenti, se avete qualcosa, velocissimi. Grazie. Aspetta che arriva il microfono. Grazie. Se la crisi ha influito sulla discriminazione sessuale, soprattutto la crisi degli ultimi anni ha influito sulla discriminazione sessuale, soprattutto nel mondo del lavoro o nella società in generale? Guarda, io a questa domanda non so risponderti, nel senso che paradossalmente a me, io penso che sì, nel senso che penso che la crisi ovviamente ricada su quelli che sono già gli anelli deboli e maltrattati dalla società, e siccome le donne in Italia sono maltrattate è probabile che questo accada, ma non è propriamente il mio campo di indagine nella mia esperienza, nel senso che paradossalmente io il fatto di essere donna come scrittrice, se tu vedi, no, le donne leggono tantissimo in Italia, gli uomini scrivono tantissimo in Italia, e quindi se tu, insomma, il fatto di stare in una classifica con 24 uomini mi faceva notare perché ero femmina, quindi a me in particolare non è stata la mia esperienza, ma immagino che lo sia. E poi insomma accolgo le considerazioni dell'amico di prima. Io penso di sì, penso che sia così, che io per rispettare la semantica tento una nuova sintassi, questo era. Okay? Grazie, mi sembra. Grazie a tutti, un ottimo congetto. Scusatemi se me ne vado.
Allora, io vorrei che gli studenti chiedessero qualcosa anche ad Adele, che ha un treno dopo, ma abbiamo ancora qualche minuto sicuramente. Allora, per ricreare un pochino di contesto, ecco, per ritrovare la nostra concentrazione, passando dalle sollecitazioni di Valeria alla tua esperienza, rispetto alle narrazioni che tu hai fatto e al discorso del ricordo, della memoria, io vorrei appunto sollecitare poi eventuali contributi e domande proprio seguendo questo filo del nostro dialogo. È la memoria che tu hai presentato nei molti testi, sia giornalistici che narrativi, fa confluire il ricordo come esperienza personale in una memoria collettiva, cioè in un racconto che diventa memoria collettiva. Per esempio, storia d'amore, schiavitù. Ecco, c'è nelle possibilità, ecco, della narrazione quella di creare massa critica, questo è un termine che può essere molto attuale e può attivare anche quella che Bell Hooks, femminista afroamericana, ha definito la forza sovversiva del ricordo. Allora, in questo ambito di discorso, che tipo è di memoria la tua esperienza biografica, politica, di scrittura può lasciare alle generazioni che ti seguono e di cui tu hai detto molto e con acutezza in un testo recente che riguarda un viaggio che tu nel 2002 hai fatto nei territori della Magna Grecia con due bambine. Tu dici in viaggio con la zia, lo intitoli così, con due bambine alla scoperta del mito in Magna Grecia. Ecco, su questo ti chiederei ancora qualcosa e poi diamo la parola al pubblico se desidera fare delle domande. Il libro sulla Magna Grecia mi è venuto fuori con la collaborazione di un editore di Reggio Calabria, Franco Arcidiaco, e io ho scelto due nipotine, una russa e l'altra invece figlia di una sorella, perché il viaggio è con la zia non è sposata, non ha figlie né figli, ma ha queste due nipoti da accudire. E quindi si fa la Sicilia, si fa la Calabria, soprattutto Locri e Pizzefiri, dove ci sono le 100 camere, le principesse che venivano dalla Locri o Punzia, dalla Grecia, e si scelsero. Questo è il racconto che mi fece una contadina del posto, che scelsero gli schiavi più belli e se li portarono per diventare finalmente una comunità femminile e maschile, cosa che Robert Graves disse diffuse. E in realtà le 100 camere delle principessine furono il luogo da cui la stessa mia indagine sulla Calabria è partita. E di lì poi sono arrivate il gruppo delle Nemesie, che è un gruppo femminista napoletano, purtroppo scomparso perché Nemesi non c'è più. E quindi è stato un momento forte. Di sicuro, e in questo c'è quindi uno sguardo alle generazioni successive, ma c'è anche un recupero di quelle che sono state un po' le tue maestre. Tu hai avuto delle maestre? Delle maestre? Mm-hmm. No, avevo solo maestri maschi. E questo è un fatto, liceo classico di Reggio Calabria. Ma nella tua professione, prima di te, hai fatto riferimento all'eredità di altre donne che hanno fatto la tua professione, donne da cui hai imparato? Ad esempio mi parlavi di Camilla Cederna. Beh, Camilla Cederna era giornalista, non era insegnante. Certo. Lei e sua madre mi hanno praticamente instradata
sul femminile lombardo. Soprattutto la madre di Camilla mi raccontava che la grande matematica che c'era in Lombardia nel Settecento era una donna. Ecco, e quindi queste sono alcuni fili. E il filo, prima e dopo. Allora io direi di andare a concludere. Volevo fare una citazione a cui sono particolarmente affezionata e che ti riguarda molto da vicino, e cioè in Orlando, nel romanzo del 29 di Virginia Woolf, trovo scritto questo: una biografia è considerata completa quando si limita a rendere conto di 6 o 7 io, mentre una persona può averne migliaia. Direi che oggi, insomma, con l'aiuto di Adele e di Valeria, abbiamo un po' cercato di ricostruire Woolf, un po' di io che hanno fatto parte delle vostre Virginia esperienze. Woolf fa lo sdoppiamento maschio-femmina, Orlando, e questo è importante. Certo. Poi vuole una stanza tutta per sé. Poi dice che finché le donne nei college vengono sfamate di prugne e basta, di prugne secche, non ci sarà uno spessore letterario per loro. E questo però fa parte poi di un altro incontro che faremo, questo discorso. Io adesso ti vorrei ringraziare e con un applauso. E abbiamo 2 minuti, forse 3, prima di lasciare la sala, se ci sono delle domande, delle curiosità. Sì? Aspetta. Vai, vengo a dartelo io. Prego. Ah, forse l'ha spento, non ci ho fatto caso. Ok. Vorremmo chiederle quanto pensa che nel giornalismo ci sia discriminazione sessuale e in quali città ha sentito di più questo fattore. Sì. Nella sua esperienza. Quanto nel giornalismo sia presente discriminazione sulle donne? Se le donne hanno ancora tanta difficoltà ad accedere al mestiere, tanta quanta ne hai avuto tu. E questo ti sta chiedendo la studente? Non credo, non è così ormai difficile trovare donne rompiscatole come me, quindi direi che si può fare. Voi siete giovanissime, andate avanti così, io mi rendo conto di non essere affatto giovanissima e quindi vorrei maneggiare questo mio corpo nella maniera più decente possibile prima di andarmene in paradiso. Ecco. Bene. Direi che ti possiamo ringraziare di tanta energia ma che ci hai regalato. Ma continueremo insieme, no? Ma naturale, non oggi, discorso, non qui, però certamente lo continueremo e magari invitiamo di nuovo chi è presente qui se vorrà proseguire. Grazie ancora per essere arrivati qua.